Bentornati sul canale. Prima di iniziare il piano B, ovvero l'altro progetto che avevo in mente, ho pensato che devo ancora vendicarmi con un cavedano da ottobre. L'ho preso con un mio artificiale, nel momento in cui l'ho guadinato mi è saltato via. Non stavo riprendendo, non avevo niente, quindi va bene. Questa è una cosa che voglio fare da tempo. Balsa, snodato, mettiamoci al lavoro. Voglio fare un anellino nella testa e lasciarla abbastanza larga in modo che funzioni da paletta. E un anellino in pancia. La coda mi rimane praticamente libera per dargli movimento. Quando faccio artificiali piccoli, e con piccoli intendo di queste dimensioni, generalmente l'armatura la vado a incollare prima di fare qualsiasi altra cosa. Prima di dargli una forma, prima di arteggiare, almeno sono sicuro che questa da lì non si muove e non rischio di romperlo. Lasciamo asciugare un po' e andiamo avanti. Per dare una forma, semplicemente uso della carta vetro. Con molta pazienza riusciamo a fargli fare tutto quello che vogliamo. Ho anche questa nuova inquadratura bellissima, vi faccio vedere dal mio punto di vista. Inizia a prendere forma, la testa bella squadrata, come vi ho detto, da dargli un po' di movimento in superficie, almeno in teoria. Prima di dividerlo voglio cospargere di Attack per dargli un po' di resistenza in più, altrimenti avremo per le mani un oggetto iper fragile su cui lavorare. Oltretutto vado a impermeabilizzare il legno. Ci vediamo quando è asciutto. Ho avuto un attimo di tempo libero e sono venuto in garage, ma non avevo la camera con me. Comunque, ho semplicemente divisa in due, carteggiato, ho dato una mano di resina sottile e adesso iniziamo a verniciare. Primer. Quattro mani e ci vediamo direttamente col prossimo colore. Ovviamente giallo. Vediamo se la mia stupida idea funziona. Yeah!
Abbastanza. Non ho voglia di andare iperrealistico. Disegniamo giusto gli occhi. E poi nella parte posteriore del corpo, in teoria è nero, da fare un po' di mimetica nera. Lasciato asciugare bene, una mano di resina UV e siamo quasi alla fine. Visto che me lo chiedete spesso, nella descrizione del video c'è una lista che si chiama oggetti che uso nei video, oltre alla mia wishlist, e lì trovate la resina UV, i fornetti, quasi tutto quello che utilizzo nei video, quindi andate a vedere. Sono arrivato a casa e mi sono trovato un pacchetto di Amazon e volevo ringraziare chiunque mi abbia mandato questa bellissima custodia per la mia videocamera e una presa USB multipla per caricare tutta la mia attrezzatura che ho già utilizzato in casa e non ce l'ho qua. Ricordatevi di mettere un biglietto, almeno so chi devo ringraziare e vi posso citare qua nel canale, se avete una pagina Instagram, Facebook, contattami, dimmi chi sei. E intanto grazie mille, grazie di cuore, perché sono piccole cose, ma come vi ho detto sono cose che non essenziali ma che comunque mi servono, perché stavo andando a pesca con una valigia grossa così, per una videocamera grossa così, con quello invece c'ho tutti i miei accessori dentro, stessa cosa per la stazione di ricarica, utilissimo, grazie. Per unire le due parti ho modificato questi anellini che li uso per le montature da carp fishing. Ne ho uniti due insieme, sono molto morbidi, cioè, infatti li utilizzerò per questa esca perché la coda non mi richiede tenuta, serve solamente per dare movimento. Dicono che nella vita le cose certe siano due, la morte e le tasse. Ne aggiungo una, il fatto che questo artificiale farà danni. Non è piombato, come avete visto, però il peso dell'ancoretta me lo fa stare in acqua correttamente. Siamo circa a 1,5 grammi. E lo rende perfetto per usare la mia canna ultra light. Non ci resta che andarlo a provare e spero di riuscire a portarlo in pesca e a prendere qualche cavedano. Poi non so se da voi è così, qua da me il cavedano non è il pesce che prendi per scappottare. Il cavedano da me è un bastardo, generalmente sta dove l'acqua è un cristallo. Se tu lo vedi è già troppo tardi, se vai oltre il 0,10 di filo sei fregato. Mi è capitato una volta di prenderlo a spinning, due volte scusate, di prenderlo a spinning con un altro calabroncino che avevo fatto, questo qua, e se ci sono cascati con questo presumo proprio che non sapranno resistere a questo. Sono pesci difficili, molto diffidenti, specialmente nelle acque dove pesco io. In ogni caso andiamo a provarlo. Siamo sullo spot, sto cercando di stare nell'ombra perché c'è un branco di cavedani qua davanti. Mi sono costruito questo supporto per il telefono, almeno riesco a portarvi in pesca anche a voi. Cercare di non farmi assolutamente vedere.
Vediamo se riesco ad arrivarci da qua. Sono tutti lì a prendersi il sole, si muovono appena appena quando lancio, ma poi si fermano. Se recuperi con la canna bassa, ho già perso un'ala, ma lo immaginavo, vabbè. Se recuperi con la canna bassa, la coda a missile. Peccato che da qua non riesco a pescare con la canna bassa, se no mi vedono. Posso provare ad andarli dietro. Ne vedo 3 o 4 nella corrente principale. Ho vento contro e non sarà facile lanciare. Sicuramente se stanno in corrente c'è più possibilità rispetto a quelli che si riposano. No! Disastro! Ho perso la coda. Me l'hanno attaccato, dai, dai. No, cazzo. Lanciandolo da distante l'ho sbattuto parecchio sulle pietre e volevo rifarlo da zero. Poi invece ho pensato un'altra cosa. Innanzitutto i colori più naturali, perché secondo me il giallo è troppo acceso per acque così limpide. E poi ho modificato la coda con qualcosa di interessante. Sempre galleggiante, speriamo che stavolta gradiscano di più. Ci vediamo in pesca. Cambio spot per causa di forza maggiore. Non ci ho mai visto un pesce io qua, ma ci si prova. Vedo cavedani. Sbagliato, secondo lancio. È un orario sbagliatissimo perché è pomeriggio molto presto. Avrei preferito riuscire a venirci di sera. Faccio come riesco. Proviamo un po' sul raschio. Mamma mia. Ma perché sono così furbi? Una carpa. Tutti i piedi ce l'avevo. Tentativo disperato. Ho tolto la coda e provo a pescare solo con la testa. Assomiglia un po' a un baccarozzo, qualcosa del genere. Proviamo, più piccolo. Che cazzo che risale la corrente. Ma che barbo. No! Porca troia! Mai più mi aspettavo mangiasse sotto i piedi! Credevo mi avesse visto!
Oh, oh. L'ho fatta! No! Quello che è successo, praticamente, togliendoci la coda, è entrata acqua, l'artificiale affondava. Affondandolo facevo saltare sul fondo, ho attaccato un barbo che sarà stato 2,5 kg, 3 kg. Cioè, io avevo l'attrezzatura da cavedani col 008 finale e purtroppo, nonostante l'ho lasciato correre, mi ha strappato su una pietra. Direi che il video finisce qua, prima che mi venga un esaurimento nervoso. Come al solito trovate tutti i link qua sotto, link alla mia wishlist, link degli oggetti che uso nei video. Brutto, però dai, un po' di emozione in più finalmente. Ci tornerò qua, magari con due gommine. Noi ci vediamo nel prossimo video.